domanda da un soprano mi ha chiesto come si fa a lasciare sempre gola aperta. Allora vi faccio vi mostro tre suoni. Questo terzo. Naturalmente esagero un po'. Gola aperta, io penso di stare terme. Acqua calda, rilassata, gola aperta, sempre rilassata. Allora parlo adesso in questa maniera, no? Un po' gola aperta, faccio gola aperta, gola aperta, gola aperta. E questo suono che viene fuori. Oh, ah, oh, questa è dietro. Ah, questa avanti, e gola non è aperta. Ah. Oh. Via di mezzo, proprio centro. Allora, questa inizio di Lucia di La Mermol, Gaetano Donizetti. Eri e luce. Quando pronunciate, prima volta normale. Eri e luce. E poi dopo, piccolo sbadiglio, eri e luce. Sentite questa differenza? E tanti cantano così, cioè. Voce avanti, no? Voce avanti. Ma a me non, come si dice, come mio gusto non mi piace, perché solo la voce. Io vorrei voce e seconda, e prima è fiato, cioè dove lascio aperta la gola, lì che fiato gira. Sono differenza di suono? Questa è dietro, assolutamente dietro. Non fate la voce grande. Non pensate la voce grande piccolo. No, non so questa secoli secoli chi parlano. È svariato. Dobbiamo apprezzare quello che noi abbiamo, nostra voce naturale. Questa è molto fondamentale, intanto presenza, fisico, logico, matematico. Poi dopo andiamo al mondo spirituale. Ciò che abbiamo, ciò che vediamo è di noi, di me, di lui, di lei, di voi, di loro. E dobbiamo apprezzare, non pensare di modificare la natura. Differenza, avanti, puntata, voce avanti, luminosa. A me non piace. Questa è dietro. Io vorrei, questo unico suono che ho fatto un altro video, vorrei fare questo unico suono, via di proprio centro. Questione di tutto dentro corpo, quando faccio, prendo fiato, massimo rilassatezza. Questa sensazione è fino a fine, finché canto vorrei mantenere. Naturalmente la mia cappuccia, testa piccola e controllo di tecnica, cioè
Posizione alta, intonazione, questa dentro mio colpo che gira fiato, non davanti, non dietro, proprio centro. Sono centro, è morbida. Senza tastiere, a cappella e dobbiamo cantare. Prendere note correttamente. Qua, due terzino. Questa una, seconda. Sembra voce grande, no? Quale è più bello? È più naturale? Fiato rotondo? Quale? Miei, dice, miei, sopra c'è accento. E ci sta aiutando consonante M. Siete arrivati, mi naturale vocale I, e provate a aprire questa parte che stiamo facendo sostegno. Prendiamo fiato insieme, gola aperta, piccolo sbadiglio. Ci fermiamo. Quando diciamo I, apriamo qua. E per modo tale che gira meglio nostro fiato. Questa suono dobbiamo avere sempre, controllare. Tanti fanno così. Tanti così. Quale suono più bello? Dove abbiamo lasciato, creato spazio, nostro corpo insieme con la rilassatezza, con sbadiglio. Ali è tutto ciò scritto per cantare con la naturalezza. No, noi siamo luce. Ciao, arrivederci, grazie.